3, 2, 1. L'articolo 16 del nuovo statuto prevede il Consiglio delle Autonomie. La vittoria si può definire anche dei comuni di incidente che aveva insistito molto per un organo di questo tipo. Ma senz'altro non è che lo dico così per circostanza, ma quando stamattina sono partito da casa e pensavo allo statuto messo insieme con le novità preziose che ha, però il mio cuore e la mia testa erano lì su quella parte di articolo 16, ma anche in tutto il capitolo 2, che i due articoli prima, gli 11 e 12, in cui parlano che la regione deve favorire le collaborazioni sovracomunali. Noi abbiamo lavorato 15 anni fa, 20, perché per convincere i comuni a mettersi assieme, alcuni l'hanno fatto, alcuni no. Ecco, se nello statuto regionale esplicitamente la regione si impegna a spingere per queste collaborazioni sovracomunali e la valorizzazione delle specificità delle zone, la geometria variabile come si dice, credo che veramente dovremmo aver accelerato quelle cose che avevamo previsto anni fa e che più di tanto non trovavano l'attenzione del mondo esterno. Marcellano, tra l'altro, aveva proposto anche l'assemblea permanente dei monti locali per l'amministrativo 2008. Adesso come potrà interfacciarsi questo nuovo organo di consiglio di autonomie e potrà contribuire anche a far sentire la voce del Veneto nel resto d'Italia? Ma senz'altro questo sì. Adesso lei mi fa ricordare quando nel 95 ho cominciato ad andare giù, nel 95-99, a Roma, alla riunione dell'ANCI nazionale, e lì già pensavamo alla riforma del Parlamento, un ramo solo, il secondo ramo doveva essere appunto il Parlamento degli enti locali, però da lì non siamo andati avanti molto. Io ritengo però, cambio un attimo il tema, ma è il fondo lo stesso, che anche l'obbligo di rivedere la dimensione della provincia, i ruoli della provincia, ci costringe a livello di territorio proprio di recuperare fino in fondo quell'organismo di secondo livello, cioè rappresentanti dei comuni che hanno la dimensione provinciale e lì si confrontano. Per cui credo che poi a Venezia arriverà il confronto delle sintesi che le 7 assemblee provinciali dei comuni avranno fatto. Perfetto, ringraziamo.